coraggio si è abbattuto sulla Valdarda nella notte, ingrossando anche Chiavenna e Riglio, superate in mattinata le soglie arancione e rosse, con apprensione per il passaggio delle piene, allagati anche campi, strade, scantinati e sottopassi. Lunedì sera Maranza passeggia nella zona del Corpus Domini e un cane viene picchiato perché attraversa la strada. L'animale era libero senza guinzaglio, il presunto proprietario lo punisce prendendolo a botte. Domani tanti piacentini saranno puntuali all'appuntamento sullo stradone Farnese per la benedizione delle auto e delle rose per Santa Rita, ma in futuro potrebbe non essere così. Il complesso monastico di San Bernardino è stato venduto dalla Congregazione dei Cappuccini a una società immobiliare. Un anno fa è mancato improvvisamente il nostro regista. Giuseppe Piva ha lasciato un'importante eredità sia a livello umano che professionale. Il cordoglio della famiglia Libertà è racchiuso nelle parole scritte e pubblicate oggi dal direttore editoriale Gianluca Rocco. Sospeso il servizio Tuo Bus nella zona del Luna Park a causa di bande di giovani fuori controllo sul pullman. Tempi Agenzia ha deciso di interrompere le fermate intermedie tra la Cattolica e il Montale per tutelare mezzi e passeggeri. Questa sera alle 20:30 lo Specchio di Piacenza va in onda il 18° episodio, che vede protagonista il giudice Pio Massa, originario di Foggia e piacentino d'adozione, che dopo aver lavorato in preture al Tribunale di Piacenza per 30 anni ha concluso la carriera da presidente del Tribunale di Parma. Tutte le altre notizie sono disponibili sul nostro sito liberta.it.